tutti per la libertà! Sindaco, una cerimonia sobria nella ricorrenza del 25 aprile, ma davvero importante considerando il momento che sta attraversando il paese. Sì, una cerimonia discreta, sobria, riservata. Abbiamo invitato soltanto 3 associazioni combattentistiche e d'arma. Era importante farlo per questa manifestazione perché è la manifestazione che ricorda a tutti il sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto e si sono immolati per la libertà. È un momento significativo della nostra nazione, ma non soltanto della nostra nazione, perché noi non possiamo non ricordare che tanti giovani da tanti paesi del mondo sono venuti a combattere qui in Italia e lo testimoniano i tanti cimiteri che ci sono e che oggi purtroppo non possono essere visitati, però era importante ricordarlo di fronte al comune e per fare in modo che questa corona venisse messa di fronte a una lapide che ricorda 2 medaglie d'oro pescaresi, quindi un momento molto toccante. Oggi è importante ricordarlo anche perché viviamo un periodo difficile in cui tutti insieme dobbiamo superare questo nemico invisibile, aggressivo, che dobbiamo sconfiggere insieme, non soltanto noi italiani ma tutto il mondo, e questa è la sfida che dobbiamo lanciare e dobbiamo raccogliere oggi che è il 25 aprile. Ci auguriamo che sia una giornata in qualche modo all'interno della quale ci ritroviamo tutti gli italiani. Oggi abbiamo voluto rappresentare il sindaco di Io, la città di Pescara. Questa cerimonia, come ha detto bene, si è svolta in un clima particolare, quasi surreale. Ci auguriamo che dal prossimo anno le cose tornino all'interno della loro normalità. Oggi più che mai c'è bisogno di restare uniti, perché nelle difficoltà un vero popolo si distingue restando compatto e lottando insieme. L'importante è che la città prenda coscienza di quello che sta accadendo e che soprattutto in vista della riapertura delle attività, che sono la cosa centrale, dia tutta la collaborazione mostrando l'alto senso civico che ha mostrato fino ad oggi. Un 25 aprile comunque molto importante. Io mi piace ricordarlo con le parole che mi ha scritto questa mattina un filosofo e scrittore pescarese che si chiama Tino Di Cicco. Oggi 25 aprile 2020 voglio guardare dalla mia finestra la nuova primavera e pensare a quei ragazzi che per amore rinunciarono alle loro primavere per regalarne a quelli come me e come te. Qual è l'insegnamento che arriva ai più giovani dalla giornata di oggi, dalla giornata che ricorda la festa della liberazione? Ma è fondamentale, perché i valori costituzionali, voglio dire, sono cosa fondamentale per la nostra Repubblica. La liberazione è quello che più ci interessa e, come diceva Pertini, non bisognerebbe barattare nulla con la libertà.